Cave, provincia di Roma, settembre 2015. Marco Giacchetta è un ragazzo di 25 anni, fa l'operatore ecologico e vive con la sua famiglia. La sera di mercoledì 16 settembre, sua madre Elisabetta lo sente parlare al telefono con un amico. Si stanno accordando per uscire. Stanno parlando di mangiare in un locale oppure a casa di un altro amico che vive da solo. Marco esce tra le 20 e le 20:30 e quella sera non rientra a casa. La mattina successiva, giovedì 17 settembre, viene visto camminare per le strade del paese, tra via Matteuzzo e la piazza di Colle Palme, dirigendosi verso un bar. Sono circa le 6:30 del mattino. Secondo un testimone, Marco fa colazione in un bar e compra delle caramelle. Una persona quel mattino gli ha dato un passaggio. Il conoscente che lo ha accompagnato fino al bar ha dichiarato che Marco era assolutamente normale, per niente turbato. Nel frattempo sua madre lo sta chiamando, ma lui ha il telefono staccato. Poco dopo lo riaccende e chiama il padre, al quale dice che tornerà di lì a poco. Quando chiama suo padre, sono le 7, quindi fino a quell'ora Marco sta bene ed è tranquillo. Viene poi avvistato l'ultima volta, a piedi, alle 9, in una zona di campagna. Da questo momento di lui si perdono le tracce e Marco scompare nel nulla. Venerdì 18 settembre, la madre di Marco va dai carabinieri. Quando mi sono recata in caserma per denunciarne la scomparsa, mancava il comandante, così mi è stato detto di tornare la mattina seguente. Sabato mattina, 19 settembre, ho quindi sporto denuncia. Da quella denuncia ho smosso un po' le cose, chiamando la protezione civile per cercare mio figlio. A quel punto è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse e la domenica mattina si sono attivati i carabinieri di Pratica di Mare, i carabinieri cinofili di Firenze, squadre di volontari e carabinieri di altre caserme. La domenica, un elicottero si leva in volo per controllare tutta la zona. La famiglia è molto preoccupata, Marco sta passando un momento difficile. Il 21 settembre, nella zona di Colle Palme, una frazione di Cave, il corpo di Marco viene ritrovato senza vita in un terreno, alla gola tagliata. Gli inquirenti parlano subito di suicidio. Marco da tempo soffriva di attacchi d'ansia, era diventato molto insicuro. Il medico gli aveva inoltre prescritto un farmaco antagonista contro l'utilizzo di alcune sostanze che purtroppo a volte Marco assumeva. Secondo i carabinieri che hanno letto il bugiardino del medicinale, proprio l'utilizzo di quest'ultimo avrebbe portato il ragazzo a un gesto disperato. C'è qualcosa di strano però. I vestiti di Marco sono intrisi di sangue, comprese le scarpe e anche le suole. A terra però non ne viene trovata nemmeno una goccia. Poco più avanti, a 7 metri dal suo corpo, c'è un collo di bottiglia, l'oggetto con il quale, secondo chi indaga, si sarebbe tolto la vita. Certo è strano che una persona possa tagliarsi la gola con un coccio di bottiglia e poi avere la forza di gettarlo così distante. Inoltre, su quel coccio di vetro non ci sono impronte digitali. Nessuna impronta, nemmeno quelle di Marco. Secondo gli inquirenti, Marco avrebbe attraversato da solo un bosco. Poi avrebbe trovato per terra quella bottiglia con la quale si sarebbe provocato varie ferite in diverse parti del corpo, per poi recidersi la carotide. Gli inquirenti definiscono le ferite sul corpo di Marco tagli di prova. È molto strano che né l'elicottero né chi lo ha cercato siano stati in grado di vederlo mentre lui giaceva in quel fazzoletto di terra. Ci sono passati e ripassati anche con l'elicottero. Ha sorvolato il campo, com'è possibile che non lo abbiano visto? Perché nessuno parla? Perché quelli che si definivano suoi amici oggi negano quell'amicizia? Perché Marco è stato ritrovato proprio in quel campo? Non posso pensare che sia arrivato lì da solo. Perché mai avrebbe dovuto farlo? L'unica cosa che mi porta a pensarci è che stesse scappando da qualcuno. Altrimenti sarebbe tornato a casa. Altrimenti sarebbe andato a prendere la sua macchina, aveva le chiavi. Anche se non sono mai state ritrovate. Così come non sono mai stati ritrovati i suoi effetti personali. In effetti Marco quella sera non sarebbe stato da solo. La famiglia sostiene che aveva partecipato ad una festa.
forse una festa di compleanno dalla quale poi si sarebbe allontanato. Mio figlio è diventato un fantasma durante tutte quelle ore nei giorni successivi. Io con certezza posso dire che non ci avrebbe lasciato senza darci sue notizie. Voglio la verità. Non voglio vendetta, ma è innegabile che Marco non si sia ucciso, bensì sia stato ucciso. Chissà parli una volta per tutte. Non faccio altro che pensare a quali sono stati i suoi ultimi pensieri. Sono sicura che mi ha pensato, dice sua madre. Per capire qualcosa di più su questa assurda vicenda, bisogna tornare al 2016, un anno prima della morte di Marco. Il ragazzo confida a sua madre e a sua sorella Martina, e anche a un'amica, di avere molta paura. Teme che qualcuno gli voglia fare del male, per questo inizia ad isolarsi. In quel periodo Marco frequenta una ragazza, ma la loro storia è diventata una sorta di tira e molla. Un giorno Marco, senza dire niente, prende la macchina e guida fino a Zocca, vicino a Modena, dove vive il suo idolo, Vasco Rossi. Si prende quella giornata per stare un po' con se stesso. Vuole allontanarsi per un po' da Cave, ma comunque avvisa sua sorella. Dice dove sta andando e che sarebbe tornato a casa. Ma di che cosa aveva paura Marco? La mamma racconta che era convinto di essere stato registrato mentre parlava di qualcuno che riteneva pericoloso. Marco forse si sentiva ricattato da audio o video registrati a sua insaputa. In quel periodo la famiglia scopre che il ragazzo fa uso di stupefacenti. Lo convince a farsi aiutare da una terapeuta. Emerge un particolare molto importante. Sulla scrivania di Marco, la famiglia trova un foglietto di appunti, dal quale si evince che il ragazzo abbia fatto una denuncia ai carabinieri, ma sempre secondo questi appunti sembra che avesse in mente di ritrattare quanto precedentemente dichiarato. Sul biglietto si legge testualmente: chiedere del maresciallo e spiegargli che sono paranoico e che quella sera non ho letto per la fretta. Educatamente e ringraziarlo. Erano 4 fogli. Dirglielo che sono uno di poca fiducia, nato così. Il verbale di ciò che ho dichiarato. Lasciare c'è l'incarica, non chiamare. E altre frasi poco chiare. Quando la famiglia trova questo biglietto, va immediatamente in caserma dove Marco avrebbe fatto questa denuncia, ma i carabinieri spiegano che da loro non c'è mai andato. Eppure sua sorella si ricorda molto bene di quando Marco le parlava di qualcuno che lo aveva registrato e di qualcun altro che gli voleva fare del male. Martina racconta che lui le avesse detto di aver fatto questa denuncia proprio per proteggersi. Se mi dovesse succedere qualcosa, io mi sento protetto perché sono andato dai carabinieri. I carabinieri però sono molto chiari. Non c'è alcuna denuncia, alcun esposto, alcuna querela da parte di Marco Giacchetta. La signora Elisabetta ricorda un pomeriggio in cui aveva visto la macchina di suo figlio davanti alla caserma. Una volta arrivata a casa gli aveva chiesto che cosa ci fosse andato a fare. «E tu che ne sai?» «Marco, ho visto la tua macchina fuori dalla caserma. Sei andato a parlare col maresciallo?» «Sì», aveva confermato. Poi alla domanda sul perché fosse andato lì non aveva più risposto. È il 28 agosto del 2015. Marco scrive un post su Facebook che dice così: «Nella vita c'è chi cresce prima e chi cresce dopo è tardi. È come chi per crescere deve prima sbattere la testa contro qualcosa che lo ferisca dentro. Io che parlavo bene, io che davo consigli, io che mi credevo migliore e poi mi sono fatto fregare. Che nelle sue serate alcolizzate, eccetera, parlava e non faceva caso a quello che diceva. Non ci pensava prima, non ci dava peso. Chi con tutta questa tecnologia può fregarti 2 volte? Basta tagliare frasi dette o aggiungere frasi dette su altri. Basta registrare su altri dispositivi. Chi viveva in un suo mondo, in un suo sogno e non faceva caso alla realtà e quanto potrebbe essere brutta. Chi diceva di amarti e invece ti sta vicino per fregarti. Come disse, grande amico, la donna può essere la gioia e la rovina di un uomo. È vero, il maschio innamorato tanto cambia. Si rincoglionisce, non è più lui. È stato un bel gioco, io per voi sono stato un gran giocatore». Arriva il settembre del 2015 e la famiglia di Marco lo vede nuovamente turbato e spaventato.
Marco prende le ferie dal lavoro dal 16 settembre, ma già dal 14 non si presenta a lavorare perché non se la sente. Che Marco avesse realmente paura di qualcuno è chiaro anche in seguito ad un episodio molto particolare, ai limiti dell'assurdo. Il 15 settembre, Marco chiede a sua madre di essere chiuso nel bagagliaio della macchina e di essere accompagnato a casa dei nonni. Evidentemente ha paura che qualcuno in paese lo veda. La cosa ancora più inquietante è che Marco quella strana richiesta a sua madre la fa scrivendogliela su un foglietto. La donna rimane esterrefatta e gli dice che facendo così farebbe prendere uno spavento ai nonni. E lui, dice la signora Elisabetta, mi fece un'espressione come dire «hai ragione». Su quel foglietto Marco aveva aggiunto una frase sinistra. «Se non mi succede nulla, il 18 ritorno». Marco dunque temeva che qualcuno potesse fargli del male proprio in quei giorni. Sua madre però cerca di farlo ragionare e non lo porta dai nonni come lui aveva chiesto. Il ragazzo è sempre più preoccupato e va in cucina mentre sua mamma si trova in un'altra stanza. La signora Elisabetta sente il rumore del cassetto delle posate e quando va a controllare si accorge che manca una piccola mannaia. Così sale in camera di Marco, che si trova lì, e scopre che l'ha presa lui. L'ha messa in un mobile della sua stanza. Dunque, Elisabetta, davanti a Marco, recupera la mannaia e la riporta nel cassetto della cucina. A quel punto, lui scende di nuovo, prende la mannaia e se la riporta in camera. Sua madre pensa che forse tenersi quell'oggetto in camera lo faccia stare più tranquillo e così decide di non intervenire più. Poco dopo, Marco dice alla mamma che uscirà con degli amici e fa anche il nome di queste persone. La madre gli chiede: Marco, ma che è successo? Perché hai nuovamente paura? Che cosa è cambiato? Niente. Non è cambiato niente, ma io sono un coglione. Dunque, quella sera, Marco esce con gli amici e quando torna a casa si presenta non con la sua 500, ma con l'auto dell'amico col quale era uscito. Una Panda. La madre sostiene che probabilmente aveva paura che lo notassero in giro, con la sua macchina, quindi aveva fatto scambio con l'amico. Il 17 settembre la Panda che Marco si era fatto prestare viene ritrovata con le palme. Lui è già scomparso. Dentro ci sono alcuni dei suoi effetti personali, lui però non si trova. La zona viene battuta dalla protezione civile, dai carabinieri, dai cani molecolari, da quell'elicottero. Ma nessuno trova nulla, fino a quel terribile lunedì mattina quando il suo corpo viene trovato al margine del bosco, all'interno di una proprietà privata recintata da una rete. Ma possibile che nessuno sappia nulla? Gli amici di Marco, in seguito all'accaduto, hanno incredibilmente raccontato di non averlo mai incontrato quella sera del 16 settembre. Addirittura, uno di loro ha negato di aver preso accordi per vedersi, ma la madre di Marco aveva sentito quella loro telefonata. Emerge un altro importante elemento. C'è la testimonianza di una persona che 4 giorni prima aveva sentito delle urla provenire dal bosco vicino al luogo in cui è stato rinvenuto il corpo di Marco. Erano urla molto strane, preghiere e imprecazioni, come racconta la mamma di Marco. Gli inquirenti sostengono che le urla arrivassero da una persona malata di schizofrenia e che probabilmente si trattava di suo figlio. Marco però non ha mai avuto deliri psicotici, né mai qualcuno gli ha diagnosticato la schizofrenia. Il caso viene chiuso per suicidio. La famiglia però non si arrende, ci sono troppe cose che non quadrano e anche troppa omertà. La signora Elisabetta ha provato più volte a rivolgersi ai cosiddetti migliori amici di Marco. Il 6 gennaio del 2017 scrive ad uno di loro: «Ciao, sono la mamma di Marco, avrei bisogno di parlarti». Per tutta risposta ottiene questo messaggio: «Elisabetta, scusami, ma vorrei rimanere fuori da questa storia senza mancare di rispetto a nessuno, grazie». La signora Elisabetta pubblica lo screenshot di quella conversazione su Facebook e commenta: «I migliori amici avrebbero dato il loro contributo per far emergere la verità. I migliori amici avrebbero preteso giustizia per il loro amico. I migliori amici non avrebbero risposto così alla richiesta di aiuto di una madre». Inspiegabilmente, molti amici di Marco non si presentano neppure alla fiaccolata organizzata per lui per le vie di Cave. C'è un altro particolare.
La procura viene avvisata del ritrovamento del corpo di Marco soltanto 14 ore dopo. E anche questo non si spiega, dice la famiglia. Per non parlare dell'assurdità di definire Marco schizofrenico, perché i carabinieri avevano letto sul bugiardino del farmaco che Marco assumeva come antagonista alle sostanze stupefacenti la parola schizofrenia, affibbiando a Marco questo disturbo. Il magistrato ha provato a spiegare alcune parti poco chiare di questa vicenda, ad esempio la distanza del coccio di bottiglia dal corpo, che può essere spiegata, testuale, con alcuni passi compiuti sul terreno dalla vittima ancora in vita, subito dopo essersi inferta al colpo mortale. Ma è il passaggio successivo che lascia interdetti. Quanto all'assenza di tracce ematiche nello spazio intermedio e dal ridosso del cadavere, essa può trovare una spiegazione nella caduta del corpo del Giacchetta in posizione supina, cosicché, dopo il decesso quasi immediato e l'arresto cardiaco conseguente, il sangue non poteva fuoriuscire né per effetto della pressione né per la caduta. La madre di Marco commenta: dopo gli inquirenti che si sono improvvisati psichiatri, anche il turno del magistrato che si è spinto ben oltre le sue competenze, rivestendo il ruolo di medico legale. Tutto ciò che si deduce leggendo quanto ha scritto è privo di ogni deduzione logica e scientifica. Un passo però è addirittura sconvolgente per chiunque, senza nessuna laurea in medicina. Secondo lo scrivente, il decesso avviene prima dell'arresto cardiaco. Inquietante. La madre di Marco continua a battersi per la verità e nel marzo del 2019 rilascia un'intervista. Siamo certi che mio figlio non si è suicidato, ma è stato ucciso da una o più persone che sono ancora in libertà. Non lo dico io, ma gli elementi che trascurati nel corso delle indagini iniziali sono stati raccolti successivamente, avvalorati dalla perizia medico-legale di un professore di comprovata fama. Per questo, con l'avvocato Giuseppe Cinti, stiamo presentando richiesta di riapertura del caso affinché si trovi la verità. Dopo due archiviazioni del Tribunale di Tivoli, la signora Elisabetta chiede che vengano analizzate tutte le contraddizioni emerse durante gli anni. Una molto importante riguarda la totale assenza di tracce di sangue attorno al corpo di Marco, che è morto per un'emorragia, mentre il sangue era presente sotto le suole delle scarpe, sulle scarpe e anche sopra e dietro i vestiti. Inoltre, è incredibile che sul coccio di bottiglia usato per tagliarsi la gola non ci siano le sue impronte. La famiglia di Marco, sempre più disperata, apre un profilo Facebook. Verità per Marco Giacchetta. Il primo settembre del 2019 la madre scrive un lungo post. Questo è uno stralcio. Nonostante tutte queste anomalie, per assurdo il caso è stato archiviato per suicidio. Nell'archiviazione nessuna spiegazione, nessuna risposta. Marco si è suicidato altrove e poi è stato spostato. Marco indossava i guanti? Due perizie di parte escludono il suicidio in maniera categorica. Il medico legale incaricato dalla procura ha lavorato con superficialità, omettendo la descrizione del luogo, omettendo esami importanti, riferendosi alla data del ritrovamento la cambia per 3 volte. Le ferite da difesa che aveva le ha definite erroneamente ferite da prova. Le indagini sono state svolte con superficialità sulla base di pregiudizi del tutto personali che hanno portato gli inquirenti a considerare sin dal primo momento esclusivamente la tesi del suicidio. Sono state ascoltate persone che hanno mentito senza nessuna verifica. Notizie importanti che in procura non sono arrivate nella fase iniziale. Notizie che avrebbero dato una virata alle indagini. Mancano all'appello degli oggetti che Marco aveva con sé. Marco aveva paura nei giorni precedenti, tant'è che aveva fatto uno scambio d'auto per non essere riconosciuto. Si sentiva in pericolo. Ci sono dei collegamenti importanti passati inosservati o sottovalutati. Con le indagini difensive sono stati riportati fatti di estrema importanza assolutamente da chiarire. Omertà, omissioni, falsità, reticenze, amici che amici non erano. La richiesta di riapertura delle indagini con nuovi elementi non si può negare ad una madre. È un sacrosanto diritto di sapere dov'è il sangue di suo figlio. La madre di Marco è convinta che qualcuno quella notte sia tornato a cercare Marco per chiarire qualcosa. Secondo gli elementi che abbiamo noi, Marco stava scappando, si stava nascondendo.
Dalla morte di Marco passano 5 lunghi anni e nel luglio del 2020 succede qualcosa. Il capo della procura, Francesco Menditto, decide di riaprire il caso indagando per omicidio contro ignoti. A modificare il corso della vicenda ha contribuito l'indagine con cui l'avvocato della famiglia, Giuseppe Cinti, ha raccolto elementi e testimonianze importanti, oltre l'importante perizia medico-legale del professor Vittorio Fineschi, il medico legale del caso Cucchi, ordinario di medicina legale all'Università La Sapienza e responsabile del relativo reparto del Sant'Andrea di Roma. La madre di Marco racconta di essere venuta a sapere che le urla sentite dal bosco 4 giorni prima della morte di suo figlio non appartenevano ad una sola persona. Probabilmente in quel bosco quel giorno è scoppiato un litigio. La signora Elisabetta racconta che alcune voci di paese dicono che quella sera c'era stata una festa a Cave e che durante quella festa Marco aveva litigato con un gruppo di persone. Sembra che Marco non fosse stato invitato alla festa, ma si era presentato all'improvviso piuttosto arrabbiato. Nonostante nessuno voglia parlare di quella festa, la mamma di Marco è riuscita a ottenere alcune informazioni. I partecipanti erano una decina e Elisabetta conosce anche qualche nome, ma nessuno si è fatto mai vivo spontaneamente. E qui accade qualcosa di incredibile. La mamma di Marco racconta che un uomo ha parlato ad una persona a lei molto vicina, riferendole che Marco, durante i giorni in cui era già ufficialmente una persona scomparsa, aveva avuto una lite con un ragazzo. Si sarebbe presentato a casa di questo ragazzo con una mannaia in mano. Testimone di questo episodio, una persona molto vicina al ragazzo della lite. Secondo il legale Giuseppe Cinti, il ragazzo minacciato da Marco con la mannaia era rimasto molto turbato. A questa scena aveva assistito anche un'altra persona, una ragazza. Ma gli inquirenti non sono mai andati a chiedere spiegazioni a nessuno. Questo della mannaia è un particolare molto inquietante perché la signora Elisabetta racconta che quella mannaia che Marco aveva preso dal cassetto della cucina e che teneva in camera sua è sparita. Non è mai stata ritrovata. Così come non sono mai stati ritrovati un orecchino di Marco e la chiave della macchina. Nell'ottobre del 2020 la procura di Tivoli decide di riaprire il fascicolo per omicidio. Il perito della famiglia, il dottor Vittorio Fineschi, dichiara di dover rifiutare categoricamente l'ipotesi di un evento suicidiario e al contempo di dover affermare la sussistenza di elementi di chiara evidenza di diverso ordine e tra loro perfettamente convergenti a suffragio di una condotta omicidiaria naturalmente volontaria da parte di terzi. Tali conclusioni, aggiunge, sono ineluttabile motivazione per la necessaria prosecuzione e rinnovamento dell'attività istruttoria degli organi competenti, volti all'individuazione più celere possibile del soggetto o dei soggetti responsabili. Secondo il dottor Fineschi, quelle sul corpo di Marco non sono ferite di prova, ma ferite da difesa o da schivamento. Incredibilmente, i vestiti che Marco indossava al momento del ritrovamento non sono mai stati analizzati. Dunque non è stato mai possibile evidenziare se il sangue di cui sono intrisi gli abiti di Marco, così come le scarpe e le suole, appartenga solo a lui o magari a qualcuno che può essersi ferito. Inoltre, la cintura dei jeans di Marco è stata trovata non infilata correttamente a tutti i passanti al momento del ritrovamento. Nel gennaio del 2020 la madre di Marco scrive un accorato appello sui social. È arrivato il momento di rivolgermi a chi stava in servizio dentro quelle caserme a Palestrina e Cave, ma non solo. A chi tra di loro, che stava dietro le quinte di quel vergognoso teatrino, sono apparse chiare ed evidenti le anomalie dello strano suicidio di mio figlio. A chi tra di loro ha raccolto le confidenze circolate in paese. A chi tra di loro ha notato insabbiamenti nelle indagini, soprusi e abusi. A chi tra di loro non è sfuggito qualcosa di importante che invece da loro è stata valutata troppo superficialmente. Ho fatto appelli, ho pregato tutti quelli che hanno visto, a chi ha sentito, agli amici, ai papà e alle mamme come me con il cuore in mano invocando pietà. Eppure qualcuno di voi dovrà pur credere, perseverare nella giustizia. Qualcuno di voi porterà con onore la divisa che indossa, in attesa che venga fissata l'udienza camerale per l'opposizione all'archiviazione. Verità e giustizia per Marco, sempre e per sempre, fino alla fine. Nonostante tutti questi elementi, però, a giugno 2022, la procura vuole archiviare di nuovo il caso per suicidio. Sono molto arrabbiata e molto delusa. Posso dire tranquillamente che non ho più fiducia nel sistema giudiziario.
Con il cambio del PM nel 2020 e la riapertura delle indagini, nessuno ha potuto smentire i nuovi elementi portati dalla famiglia, ma questi elementi non sono stati approfonditi. Il PM aveva fatto al GIP richiesta di incidente probatorio che non è stata accolta. Sono delusa, amareggiata, a tratti sconvolta da una giustizia superficiale ed incapace, incurante della vita umana dopo 7 anni. Il caso potrebbe venir chiuso. Ci sono elementi fondati che non si tratti di suicidio. Ma è stata predisposta una nuova archiviazione, nonostante la perizia del professor Vittorio Fineschi, che esclude in modo categorico l'ipotesi suicidiaria. Sono ormai anni che combatto per far emergere la verità sulla morte di mio figlio, ma è una battaglia contro un sistema giudiziario che di democratico non ha nulla. Non potrò mai rassegnarmi che il fascicolo venga di nuovo chiuso come un caso di suicidio, lasciando impuniti i responsabili anche per la troppa omertà che è loro complice. Come se non bastasse, al GIP non sono arrivate le opposizioni inviate entro i termini previsti dalla famiglia di Marco. Il termine scadeva il 27 settembre 2020. La famiglia ha depositato le opposizioni per via telematica il 23 settembre. Il 24 il fascicolo della procura è passato al GIP. Nei mesi successivi, gli avvocati della famiglia di Marco aspettavano informazioni sulla data dell'udienza camerale di opposizione. L'avvocato Cinti a questo punto va in procura, ma gli dicono che il fascicolo era in archivio poiché archiviato dal GIP. E le nostre opposizioni non si sa dove siano finite. Nel fascicolo che è arrivato al GIP mancavano. Così abbiamo perso 10 mesi di tempo. Quando si degneranno di fare recapitare questo fascicolo al presidente che deve fissare l'udienza camerale? Ci sarà una prima udienza, poi verrà fissata l'udienza per l'opposizione. Io spero che qualcuno in procura o in tribunale si degni di leggere tutto quello che c'è negli atti, perché lì dentro c'è la verità. La famiglia di Marco spera ancora che qualcuno possa tener conto dei numerosi elementi poco chiari, dell'omertà attorno a quanto accaduto, della reticenza di tanti, degli aspetti più inquietanti di questa vicenda che ha portato via per sempre un ragazzo di 25 anni. Per loro era schizofrenico e si è tagliato la gola con un coccio di bottiglia senza lasciare impronte sul vetro e senza lasciare tracce di sangue nonostante i suoi vestiti ne fossero impregnati. Queste sono le parole della signora Elisabetta, che mai smetterà di cercare la verità. È finita. Marco non avrà mai giustizia. Dopo 2 archiviazioni siamo vicini alla terza, l'ultima, definitiva. Hanno vinto loro, quelli che hanno il comando, quelli che detengono i poteri della giustizia, dove finisce il bel paese democratico. Di tutto questo ritengo responsabili il maresciallo e il tenente che hanno svolto le prime indagini e il PM che le ha condotte come se fosse morto un cane. Poi è stato tutto un parapiglia per insabbiare tutto. Superficialità, sciatteria, arroganza, pregiudizi, incapacità. Il procuratore dice di me che sono una madre che non riesce a rassegnarsi del suicidio del figlio. Lui che partecipa ai programmi in TV per incoraggiare le donne a denunciare le violenze. E io invece dico di loro che hanno ucciso Marco per la seconda volta. Sono solo una madre che ha dato tutta se stessa e oltre per ottenere quel rispetto negato e giustizia per suo figlio. Ho combattuto da sola, appoggiata soltanto dalle mie figlie. Non ho più niente da perdere, fino alla fine, per non avere rimorsi. Ho perso completamente la fiducia nella legge e anche le speranze. Solo un miracolo servirebbe, e non lo deve fare Gesù Cristo. Hanno consegnato loro anche la licenza di uccidere, maledetti. Mi hanno presa in giro per 1 anno e mezzo, solo per tapparmi la bocca in modo definitivo. Io sono la verità e loro la menzogna. Le strade del paese sono segnate dal sangue di mio figlio Marco, per sempre. Si preferisce avere degli assassini liberi piuttosto che verità e giustizia per lui, senza pietà, senza coscienza, senza onestà.
mi rivolgo alle persone con i quali stava più in contatto Marco quell'ultimo periodo. Voi lo sapete benissimo, Marco, che tipo di persona era. A voi avrebbe aiutato a costo di andare incontro dei pericoli. Perché non ci venite incontro? Non gli avete voluto bene a Marco.